Nelle parole di Viale un momento fa e anche in quelle di Revelli è chiaro qual è il punto di fondo da un mese e mezzo a questa parte, e cioè come tenere insieme una questione politica, la questione di una politica italiana che è lo specchio di una devastazione generale, e un momento elettorale che è diventato precipitoso per tutto quello che è successo. Credo che il discorso di Ingroia di ieri, condivido il giudizio di Revelli, mi è sembrato un discorso molto forte, molto opportuno, molto giusto e come dire, onnicomprensivo per tanti versi, anche se è solo uno schema al quale ci si può riferire, per esempio con i punti di cambiare si può, insomma c'è un quadro, una cornice, un quadro di riferimento. E allora dicevo, mi è sembrato che ieri sia stato fatto un passo avanti decisivo nel tenere insieme le due questioni. Una questione politica profonda che non si risolverà con queste elezioni e un tampone per cui in queste elezioni si possa dare delle risposte politiche diverse che cambino una situazione che non è solo italiana. La crisi degli ultimi 3-4 anni avrebbe dovuto far riconsiderare un modello di sviluppo, uno stile di vita, le priorità. Non ha fatto niente di tutto questo, siamo commissariati. Noi siamo commissariati dal denaro e da alcune figure politiche che rappresentano la forza del denaro. Allora, se la situazione è questa, forse, dopo il discorso di Ingroia di ieri, si può pensare seriamente, tenendo insieme, che credo sia la parola magica, fino al limite del possibile, tutto ciò che si muove in questa direzione, si può pensare a un gigantesco referendum sulla politica che va cambiata. Noi siamo qui, credo, come cambiare si può, ma con il Movimento Arancione, con il discorso che sta portando avanti Ingroia, siamo qui per una proposta differente, per un modo di vedere le cose assolutamente diverso, per rimettere in discussione tutti i meccanismi che ci hanno portato a questo punto. Quindi mi pare che da ieri Ingroia sia risultato, come dire, l'evidenziatore di un modo non restrittivo, non sopravvivenziale, non solo resistenziale della politica. Un'altra cosa, cioè ieri quando Ingroia ha detto ci state, ci stiamo, stava parlando di una posizione attiva nella politica di questo paese, e questo mi pare un segno che fino adesso non è stato colto abbastanza. Se è questa la strada, e beh, da ieri davvero dobbiamo sentirci molto più forti. Quando ha cominciato a dire che vengano i partiti, se vogliono, a riconoscere, non tutti, per carità, gli avversari, Berlusconi, Monti, il berlusconismo, il montismo, adesso non vi sto a far perdere tempo su cose che condividiamo, ma l'idea che la prospettiva sia attiva, che da questo punto di vista noi ci si possa porre come soggetti politici nuovi, rinnovati, adatti, moderni o postmoderni, scegliete voi, mi pare decisivo per poter superare alcuni contrasti. E quando Revelli dice cerchiamo di stare insieme, dice la cosa più giusta. Con quello che sta succedendo, stare insieme, tenendo insieme una questione politica profonda di fronte a un paese appunto devastato come non era mai stato nelle ultime generazioni, e una questione elettorale del momento, mi pare sia indispensabile in funzione dello stare insieme. O si riesce a creare la cornice a questo quadro, oppure si sbriciola anche il quadro. Grazie.